a tutti ragazzi, siccome le piccole case moderne sembrano esservi piaciute, abbiamo deciso di proporvene un'altra leggermente più grande. Iniziamo! Hold up. Cominciamo con il fare il pavimento frontale, che faremo i mattoni. Facciamo una fila di cubi lunga 17 verso destra. Dall'ultimo cubo andiamo in avanti di 14. Andiamo verso destra di 2 e all'indietro di 9. Adesso andiamo verso destra di 12. In avanti di 9. E a destra di 2. Se abbiamo fatto tutto giusto, andando all'indietro dovrebbe collegarsi il tutto. Riempiamo il perimetro. Posizioniamoci in quest'angolo e sul primo cubo di erba facciamo una colonna di quarzo cesellato alta 10. Alla destra della colonna mettiamo un cubo e subito dopo facciamo un'altra colonna della stessa altezza della prima. Sempre alla destra mettiamo due cubi e sul terzo facciamo una colonna alta 7, mentre sul quarto una alta 10. Torniamo al cubo che abbiamo messo tra le due colonne e lasciamo 4 cubi di spazio in altezza. Ne mettiamo 2, lasciamo altri 2 cubi di spazio e ne mettiamo un altro. Passiamo invece ai 2 cubi liberi. Sul primo lasciamo 4 cubi in altezza e alziamo la solita altezza. Mentre sul secondo lasciamo 4 cubi, alziamo di 2. Lasciamo 2 cubi e poi ne mettiamo uno sopra e uno a destra. Adesso, dietro l'ultima colonna, ne facciamo un'altra uguale. Ci giriamo verso destra e ne facciamo un'altra della stessa altezza. Sempre alla destra lasciamo il terzo e il quarto cubo liberi per la porta e alziamo di 3. Lasciamo 2 cubi e ne mettiamo uno. Verso destra facciamo una colonna alta 7. Lasciamo 2 cubi e ne mettiamo uno sopra. Infine, alla destra facciamo una colonna alta 10. Dall'ultima colonna fatta giriamo l'angolo e verso destra facciamo un muro lungo 2 e alto 10. Alla destra di questo muro ne facciamo un altro lungo 3 e alto 7. L'ottavo cubo lo lasciamo libero per tutti e 3 i cubi e lo alziamo di altri 2. Verso destra infine facciamo un muro lungo 5 e alto 10. Giriamo l'angolo e dall'ultimo cubo facciamo un muro verso destra, lungo 3 e della solita altezza. Sempre verso destra facciamo un muro lungo 2 e alto 4. Sopra questo muro lasciamo 5 cubi in altezza e sul sesto mettiamo un cubo. Poi verso destra facciamo un muro lungo 5. Giriamo l'angolo e subito verso destra facciamo una colonna alta 10. Alla destra di questa colonna facciamo un muretto lungo 4 e alto 2. Lasciamo il terzo cubo in altezza libero per tutto il muretto e alziamo come al solito. Sulla destra facciamo di nuovo una colonna.
e alla destra della colonna mettiamo un cubo. Poi ne lasciamo 4 in altezza e dal quinto alziamo. Sempre verso destra rifacciamo queste due colonne e a destra dell'ultima facciamo una colonna normale. Torniamo all'entrata principale. Dall'ultimo cubo di destra facciamo all'indietro un muro di assi di quercia lungo 2 e alto 5. Adesso usiamo le lastre di quercia e dall'ultimo cubo di altezza andiamo di 8 verso destra. All'ultima lastra ne aggiungiamo un'altra sotto, poi da qui scendiamo di 3 usando la staccionata. Adesso dal muro della porta andiamo all'indietro di 2 con una larghezza di 3 utilizzando le assi d'abete. Dagli ultimi cubi facciamo una scala fino a terra. Adesso passiamo all'interno. Facciamo per prima cosa il pavimento del piano terra, utilizzando le assi d'abete. Subito dopo l'entrata facciamo una fila di assi da caccia lunga 3. Un cubo davanti a noi, uno a destra e uno a sinistra. Tutto intorno a questi tre cubi mettiamo delle scale in questo modo. Posizioniamoci dall'altra parte della stanza, sull'ultimo cubo di destra. Da qui mettiamo due assi da caccia all'indietro e sul terzo cubo uno scalino dello stesso materiale. Alla sinistra dello scalino facciamo una colonna sempre in assi da caccia, alta 4. Dall'ultimo cubo di altezza andiamo a destra di 1, mentre a sinistra di 4. Ci giriamo e andiamo di nuovo verso sinistra di 2. Posizioniamoci su questi due cubi e alla sinistra di essi facciamo una scala alta 2 e larga 2. Davanti agli ultimi scalini e alla loro stessa altezza andiamo in avanti di 2. E verso sinistra facciamo un'altra scala alta 2. Alla stessa altezza degli ultimi gradini facciamo quello che sarà il pavimento del secondo piano e che farà da soffitto per il primo. Perciò usiamo le assi d'abete e copriamo l'intera stanza tranne lo spazio delle scale. Adesso facciamo il soffitto per il secondo piano. Usiamo la diorite e la poniamo alla stessa altezza dell'ultimo cubo di quarzo cesellato. Passiamo al tetto. Usiamo gli scalini da arenaria rossa e iniziamo in modo che fuoriesca di un cubo rispetto al perimetro della casa. Lo facciamo alto 2 seguendo semplicemente il perimetro. Lo spazio interno del tetto lo ricopriamo in arenaria rossa, scegliete voi se farlo alto 1 o 2. Per finire mettiamo le finestre negli appositi spazi, come sempre scegliete voi se cubi o pannelli. Ora vi parleremo dell'arredamento della casa. All'esterno abbiamo posizionato attorno alla casa queste foglie circondate dalla neve. Le finestre invece sono circondate da delle botole, come se fossero delle persiane.
Passiamo all'interno. Il piano terra è costituito dalla cucina e dal soggiorno. In cucina troviamo il solito bancone in granito con la doppia fornace e nell'angolo una tramoggia con sopra il gancio. Il soggiorno invece è composto da un divano che abbiamo realizzato in quarzo, con dei banco da lavoro sopra e ai lati una libreria, mentre da quest'altra parte dei pulsanti posti sopra i cubi come se fossero degli scaffali. Il piano superiore, invece, è la nostra stanza da letto. Stanza da letto composta dal letto, semplice letto, costituito dalla neve attorno. Qui invece abbiamo la scrivania che è composta da delle botole con la sedia e con una porta dietro. La stanza è illuminata da questa lampada che è costituita da luminite, staccionata e botole poste attorno. Speriamo che la casa vi sia piaciuta, noi concludiamo qui il video all'esterno, vi ricordiamo di lasciare un like e di iscrivervi se non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao belli!